Lei ha parlato, per esempio, di introdurre la valutazione civica tra le figure che prevede per il turnover, ha parlato di esperto in qualità della prestazione pubblica. Ecco, quali sono gli indirizzi attraverso cui la trasparenza può diventare un pezzo della vita quotidiana? Secondo me sicuramente è necessario creare delle figure che capiscono cos'è la trasparenza e riescono a fare in modo che queste clausole di stile che abbiamo siano trasformate in modelli di vita, modelli di operatività della pubblica amministrazione. Io ho voluto indicare proprio nel disegno di legge concretezza quelle che devono essere le nuove risorse nella pubblica amministrazione, perché è vero, nella pubblica amministrazione c'è stato uno svuotamento perché tutti i precedenti governi hanno tagliato nella PA. Io non credo che nella PA si debbano fare tagli, credo che bisogna investire, però non voglio investire per prendere delle persone e basta che occupino una scrivania. Mi piacerebbero delle persone, dei tecnici, degli esperti che riescano a fare in modo che le leggi che il governo fa trovino applicazioni, che facciano in modo che, visto che questo foglio esiste, diventi operativo. Se vogliamo lo possiamo anche correggere. Ad esempio, se facciamo una verifica dei tempi entro i quali viene effettivamente prestato un servizio, se facciamo delle comparazioni. Mi sembra, ecco, che per ora questo foglio sia un po' tutto fumo e poco arrosto.